Allora, buongiorno a tutti, benvenuti e ben ritrovati per questo nuovo webinar organizzato in collaborazione con Mapo Travel. È già collegato con noi Gianvito. Buongiorno Buongiorno. Gianvito. Buongiorno. Come al solito ricordo a tutti che all'interno della dashboard si possono effettuare domande, che poi analizzeremo tutti insieme al termine del webinar. Rinnovo il ringraziamento a Mapo e a Gianvito per essere qui con noi oggi. Il video, come al solito, sarà registrato e potrà essere rivisto sul nostro canale YouTube o sulla nostra pagina Facebook. Io passo la linea e la parola direttamente a Gianvito, che ci farà vedere un primo video di presentazione. Ci vediamo dopo per le domande. Buon webinar a tutti. Grazie, grazie Riccardo. Buongiorno a tutti. Io ancora prima di presentare me, presenterei un video che abbiamo preparato per voi. Buongiorno a tutti, adesso mi presento, sono Gianvito La Gioia, sono il direttore commerciale della Mapo Travel. Questo video che è appena passato è stato un video che abbiamo preparato senza sapere, senza poter immaginare quello che poteva accadere in questi giorni, ed era un video per una serie di meet party che avevamo organizzato su tutto il territorio nazionale. Abbiamo fatto in tempo a farne uno solo ed era una cosa in condivisione con la Europe Assistance, che è un nostro partner nazionale, per cui avevamo immaginato di fare tutta una serie di eventi che ci immaginiamo e ci auguriamo di fare immediatamente dopo tutto questo. Per cui è tutto rinviato, anche per noi un messaggio che andrà tutto bene. Abbiamo preparato tutta una serie di slide che sono dei nostri pensieri, le nostre analisi che volevamo condividere con voi, agenti di viaggio, per poi andare a fare una programmazione, un'immagine di quella che è la nostra programmazione 2020. Per cui io adesso farei partire la
la prima slide, in modo tale che possiamo analizzare insieme. Io vi saluto, noi ci vediamo dopo, così do lo spazio alle slide. Grazie. Allora, noi immaginiamo che il turismo in Italia, il turismo lo abbiamo inventato noi, italiani. Immaginiamo che negli anni 50 esisteva la dolce vita, ed era quello che immaginavamo tutti che fosse il divertimento per poi passare alla costiera romagnola, la costiera adriatica negli anni 80-90, le balere, le discoteche, il falò sulla spiaggia. Questo è il turismo come lo intendiamo noi, per cui io vorrei immaginare di riproporre la nostra storia, la storia italiana. Su questa analisi che noi abbiamo fatto, io passerei alla slide successiva. Allora, secondo le ultime analisi che la storia ci sta raccontando in questi ultimi giorni, il 71% degli italiani ha voglia di andare in vacanza. Ha voglia di andare in vacanza perché è un momento di grande stress per tutti quanti. Tutti quanti siamo costretti a stare in casa, tutti quanti abbiamo voglia di vedere gli amici, di andarci a bere una birra tutti insieme, abbiamo voglia di andarci a fare un weekend tutti insieme, per cui dobbiamo essere necessariamente pronti a ripartire insieme. Le tre domande che ci siamo posti: dove, come e quando. Io analizzerei con voi proprio in maniera dettagliata questa slide. Sicuramente il prodotto Italia sarà il prodotto da noi scelto tutti, ce lo diciamo tutti, ce lo stiamo dicendo, noi siamo sempre davanti alla TV, su Facebook, stanno girando delle immagini della nostra Italia, documentari, film, la nostra bandiera italiana che sventola, per cui siamo pronti tutti a questa nuova situazione che ci sta prendendo. Io immagino che altre domande che ci stiamo ponendo e che stiamo vivendo tutti quanti una situazione nuova per tutti e come tale va gestita. Chi sarà il potenziale cliente? Il potenziale cliente, io andrei alla slide successiva per tornare indietro. Questi tutto la gente che in questo momento è impegnata, stiamo parlando del personale sanitario, delle forze dell'ordine, del personale scuola, dipendenti statali, imprenditori, cioè con tutti coloro che in questo momento stanno lavorando per noi che siamo a casa in questo momento. E il discorso che non siamo pronti per questo ci porta a pensare che questa gente vorrà andare in vacanza. Io aspettate un attimo che lascio la parola a Barbara, con permesso. Allora, vi dicevo, quindi il personale è sicuramente, questo potrebbe essere lo scenario dei clienti che potrebbero, a cui potremmo prestare attenzione, però ci auguriamo che la platea possa allargarsi. Quali caratteristiche avranno questi clienti? Ci sarà sempre meno tempo a disposizione per la scelta, perché ovviamente adesso siamo ancora in una situazione abbastanza di difficoltà, ovviamente di incertezza. I clienti medio-alto spendenti che prima andavano all'estero molto probabilmente si affacceranno sul prodotto Maritalia, sul prodotto Italia in genere, e spesso considerate che purtroppo ci sarà una difficoltà ad avere le ferie e per cui ci sarà una poca disponibilità di tempo, quindi molto probabilmente i soggiorni che si erano già contratti saranno ancora più contratti. Quindi questo è un attimo lo scenario. Cosa potrebbe accadere? Che purtroppo sempre più rispetto a quello che accadeva prima, preventivo e conferma saranno contestuali e sottodata. La scelta quindi del cliente quale sarà? Secondo adesso una nostra analisi ovviamente, tornare in agenzia per
perché l'incertezza porta a dover avere la fisicità, a dover ritrovare il viso di una persona che possa raccontare, che possa indicare la scelta giusta, che possa garantire un annullamento, che possa dare anche delle condizioni economiche buone, perché ovviamente noi agenzie, diciamo le agenzie, tour operator, quindi tutta la filiera non è caro come spesso il cliente purtroppo pensa. Quindi dobbiamo tornare a rifidelizzare il cliente, quindi a riavvicinarlo all'agenzia, proprio perché ci sarà il bisogno di avere fisicità, quella che si è persa purtroppo con questa situazione. Noi in questo momento siamo con voi avendo un booking che vi supporterà nella scelta e nella chiusura immediata della vendita. La vendita dovrà essere veloce, ancora più veloce di quella a cui siamo abituati. Bisognerà cercare di indicare il prodotto giusto. Sicuramente il booking nostro, ma come adesso parlo a nome di tutti i tour operator, il booking vi darà la giusta attenzione per poter essere concentrato sul cliente e farvi noi da consulenti e a vostra volta farlo con le agenzie. Quindi Mare Italia, e il focus e il webinar è nato proprio su questo prodotto, anche se come avete visto dalla presentazione noi nasciamo proprio col prodotto Natura e Benessere. Abbiamo inserito il prodotto Mare Italia successivamente, quindi abbiamo fatto un passaggio contrario e poi siamo arrivati al prodotto Europa. In questo momento però il nostro focus e la nostra attenzione è sul Mare Italia. Come potete vedere abbiamo tutta una serie di strutture, da quelle di catena tipo la Blu Serena, abbiamo prodotti di Falkensteiner, abbiamo ovviamente varie tipologie di prodotti, perché abbiamo anche prodotti di alto livello. Ne parlavamo prima di un target che probabilmente prima andava all'estero, che adesso si affaccerà in Italia, tipo il Lugosa, Robinson, che sono strutture ovviamente di alto livello, così come il TUI Magic Life. Quindi ci sono varie strutture, oltre ovviamente la catena Blu Serena, a cui i clienti di fascia un po' più alta si affacceranno. Il nostro prodotto spazia dalla Puglia alla Sardegna. È ovvio, essendo pugliesi, il nostro focus è mirato sulla Puglia e vedete in azzurro, diciamo in verde acqua, che è il nostro colore, le strutture di punta. Le strutture noi le suddividiamo come Mapo Village, Topsign e Plus. Il Mapo Village dal 2008 abbiamo inserito una struttura, nostra gestione, con tutti i plus che ci possono essere, quindi una struttura dove Mapo Travel c'è mani e piedi, cioè col proprio visus, e dove abbiamo inserito anche un po' quella che è il nostro modo di pensare, quindi il cliente al centro di tutto, quindi non un numero ma al centro dell'attenzione, quindi la coccola prima di tutto. Abbiamo i prodotti Top Sign e i prodotti Plus. In questo voi li vedrete, sono tutti segnalati e sono indicati ovviamente nelle varie descrizioni. Sicuramente faremo qui una presentazione dei prodotti per noi principali, quelli dove sappiamo di potervi garantire le migliori condizioni e di potervi supportare a 360 gradi. Ma ovviamente noi, come vi dicevo, abbiamo ottime condizioni con tutte le strutture che pubblichiamo. Partirei proprio dal Mapo Village. Il nostro Mapo Village, che per noi è una grossa soddisfazione perché è stata una grossa scommessa, è ad Ostuni, quindi si trova nel cuore della Puglia, è a solo 7 km dalla città di Ostuni. Ha una caratteristica particolare, come vedete, essendo un residence, è costituito da villette, bianche e azzurre, sembra un po' di essere in Grecia, ma questa è un po' la caratteristica di tutta quella zona, tanto che Ostuni è chiamata la città bianca. La playa è costituito da 114 camere, gode, proprio perché nasceva come residence, di ampi spazi. Ogni camera ha il suo patio, le camere sono quasi tutte a piano terra, tranne un paio di blocchi che, come vedete, hanno anche il primo piano, ma sono tutte accessibili assolutamente anche dall'altro lato.
sono tutte attrezzate con tutto il patio esterno. C'è una grossa attenzione ai piccoli ospiti, con degli spazi giusti. La biberoneria, dove noi forniamo tutti gli alimenti necessari ad esclusione del latte specifico e degli omogenizzati. Per il resto, delle pastine, le pappe, gli yogurt, tutto quello che possa servire. Ovviamente tutti i prodotti freschi che il nostro chef prepara quotidianamente. La cucina è sicuramente uno dei punti, è il fiore all'occhiello di questa struttura. Perché? Perché noi italiani ovviamente vogliamo mangiare bene, sappiamo mangiare bene, e di conseguenza la cucina tipica pugliese, sono il must di questa struttura. Organizziamo molte serate, tra cui quella tipica, la serata pizza, le varie serate tematiche, quella di pesce, proprio per dare importanza a quello che è il cibo, ma il cibo non solo quantità ma qualità. Come vedete, quando organizziamo le nostre serate c'è sempre la nostra signora che ci prepara le orecchiette sul momento. Quindi torniamo alla cultura, che è quello che era anche il tema del webinar, cioè tornare ai valori che sono tipici della nostra Italia, quindi la cultura, l'enogastronomia, e quindi il casalo che prepara le mozzarelle, quanti di voi sicuramente le avranno assaggiate. E ovviamente tutta la cucina è puntata a, diciamo, ad avere sicuramente un occhio di riguardo. La struttura è un 3 stelle, quindi non è una struttura, voglio dire, sicuramente rispetto al più nuove ha qualche, è meno di impatto, ecco. Però sappiamo curare e coccolare il cliente. E il primo che accoglie i nostri ospiti è proprio il Mamupotto, la nostra mascotte, che è diventata, che è entrata nel cuore dei piccoli ospiti, ma anche dei grandi, e che rallegra proprio le giornate e diventa il filo conduttore di tutte le giornate all'interno del nostro Mapo Village. Come vi dicevo, la struttura è una struttura sicuramente adatta per le famiglie, ma è ovvio che i gruppi terza età sono da noi coccolati e stanno bene, perché la struttura è fronte mare. È nel cuore della Puglia, a solo 7 km da Ostuni, come vi dicevo, a 114 camere, 2 sale ristoranti, il trattamento è sotto l'ittusi. I nostri amici a quattro zampe sono benvenuti, anzi noi riserviamo delle camere con patio chiuso da un cancelletto e forniamo le ciotole per i nostri amici a quattro zampe e la cuccia, proprio perché ormai sempre più persone hanno hanno degli amici a quattro zampe e quindi è giusto accoglierli, quindi da noi sono ben accolti. La spiaggia privata, solo 400 metri dalla struttura, è raggiungibile con navetta. Assegniamo l'ombrellone perché non vogliamo stress per i nostri ospiti, quindi si arriva e viene assegnato sia l'ombrellone che il tavolo, perché è giusto che da quel momento qualsiasi stress sia lasciata fuori dalla porta del villaggio. Le camere sono doppie e triple quadro, abbiamo delle family room con doppio ambiente fino a 5 posti letto. Sicuramente, come vi dicevo, il punto di forza è la cucina. Le serate enogastronomiche, ma in primis è quello che potrete leggere, anche se avrete voglia di vedere le recensioni su TripAdvisor, è il rapporto umano che si crea con l'ospite. Per noi l'ospite è sacrosanto e di conseguenza dal primo all'ultima persona tutto il nostro personale bada all'accoglienza dell'ospite. All'ospite non deve essere detto di no, l'ospite è sacrosanto. Vi faccio vedere un video di presentazione della struttura e poi continuiamo la nostra presentazione. Perché si è interrotto?
No, Barbara, non ti è partito il video. Prova un attimino. Forse conviene che vai avanti con la presentazione, adesso verifichiamo come mai non ti sta partendo. Va bene, andiamo avanti, adesso capiamo perché sta prendendo il video. Probabilmente dobbiamo riattivare la webcam per quello? No, 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 assolutamente, assolutamente, vai tranquillamente avanti, adesso analizziamo. Quindi vi dicevo, sicuramente il Playa lo potete considerare, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, è da consigliare sicuramente ad una clientela che vuole un ambiente familiare e chi vuole soprattutto considerare il Playa come punto di partenza per la visita della nostra bellissima figlia, perché oltre ad Ostuni, soli 7 km, ovviamente è al centro, quindi si può visitare Cisternino, Alberobello, Polignano, Lecce. Noi organizziamo escursioni di mezza giornata in tutte queste località. Si riesce anche ad andare ad esempio a Matera in poco più di 5 ore, diciamo con un'escursione di 5-6 ore, quindi non proprio una full day, ma sicuramente un paio di ore in più rispetto ad Alberobello, ad Ostuni. In ogni caso considerate che Matera è circa un'ora e un quarto di distanza, un'ora e mezza circa. L'altra struttura per noi importante e che ormai da anni commercializziamo è il Magna Grecia Village. Qui ci spostiamo in Basilicata, è un bellissimo prodotto 4 stelle. Anche questo è un family village, ha vinto per vari anni, è stato considerato da TripAdvisor tra le migliori strutture per famiglie del sud Italia. Questo perché anche qui c'è un rapporto diretto e un'attenzione proprio ai piccoli ospiti. Il Magna Grecia è dotato di ampi spazi molto curati, il verde e il fiore all'occhiello in questa struttura. Tutte le camere, tranne 10, sono posizionate al piano terra e come potete vedere hanno il patio davanti, quindi ovviamente è una garanzia, vedete anche gli ali, di tranquillità per i piccoli ospiti, ma anche per le persone anziane e per i disabili. In questo, come potete vedere, c'è una grande biberoneria attrezzata, innanzitutto, dai sedioloni ai box, quindi anche qui tutti gli alimenti forniti al di fuori degli omogenizzati e del latte prima infanzia. Latte fresco, tutti gli altri prodotti sono forniti e ovviamente, come potete vedere, vengono anche preparate le pietanze, ma le mamme potranno preparare da soli quello che preferiscono per i propri piccoli. Le stanze, ecco, qui merita una citazione particolare perché spesso noi agenti di viaggio abbiamo la difficoltà di sistemare le famiglie, chi ha più di 2 figli, chi magari vuole portarsi la nonna, la babysitter e quant'altro. Il Magna Grecia ha la fortuna di avere delle camere fino a 6 posti letto, però costituite da 2 camere da letto, sono queste che vedete. 2 camere da letto è un grande soggiorno, quindi arriviamo a 6 posti letto in 60 metri quadri. In ogni caso, le altre camere, come potete notare, sono tutte molto molto ampie, di ampia metratura. Quindi partiamo dai 2 ai 6 posti letto e considerate che, a differenza di molte strutture, qui non c'è un supplemento per avere delle camere così ampie, ma in automatico, in base al numero di persone, vengono assegnate le camere di diverse tipologie. Il trattamento è un soft all-inclusive. Anche qui una particolare attenzione alla cucina tipica, c'è la griglia tutti i giorni, prodotti tipici e serate tematiche. L'altra particolarità del Magna Grecia, come vi dicevo, il fatto di essere tutta a piano terra permette di poter essere adatto non solo per i bambini, ma anche per i disabili. Il
infatti attrezzata, c'è il servizio navetta perché la struttura è 1,2 km dal mare, con attraversamento della Pineta come tutta quella zona, e per raggiungere il mare c'è questa, una delle navette è questa, che è ovviamente dotata di pedana, che permette l'accesso ai disabili, ma vi dico è comodissima anche per chi ha i bimbi con passeggino. La spiaggia è di sabbia digradante, non è subito profonda ed è sabbia fine. Anche qui ombrelloni e lettini, prima e seconda fila con supplemento, il resto ovviamente a disposizione di tutti gli ospiti. Come vi dicevo, il Magna Grecia ha 162 camere, 3 piscine, varie attività sportive. Sicuramente i punti di forza ve li ho citati e anche qui il rapporto, il feedback che noi abbiamo ormai da anni dai clienti, e considerando che abbiamo sempre i nostri assistenti in loco, sicuramente questa è una delle strutture che ci dà maggiori soddisfazioni. Il Magna Grecia, contrariamente a quello che si possa pensare, è nel cuore della Magna Grecia, quindi è comodo poter visitare le rovine di quella zona, ma è anche a 20 minuti da Matera, quella che è ovviamente diventata l'anno scorso, è stata l'anno scorso capitale della cultura europea. Proviamo a vedere se parte il video. Ok, adesso a questo punto proverei a vedere se si vede il video del Playa, del nostro nuovo Village Playa, così poi continuiamo con la presentazione delle altre strutture.
Perfetto, una cosa che non vi ho detto del Playa è che spesso ci chiedono, ma la spiaggia di sabbia, allora sì, la spiaggia di sabbia, come tutta quella zona che si chiama Costa Merlata, è creata, non so se avete avuto modo di vedere nel video, da piccole calette, quindi una caletta, per giunta bandiera blu per voi negli ultimi 2 anni. Ovviamente è una cala di sabbia, ma in un contesto che è roccioso. L'accesso è per il 90% sabbioso, però è giusto che magari il cliente che immagina di avere le spiagge chilometriche di Torre dell'Orso piuttosto che del Salento, debba sapere che tutta quella zona, quindi non solo la spiaggia del Playa, ma tutta quella zona ha una costa abbastanza frastagliata. Ovviamente noi garantiamo per la spiaggia che è a 450 metri il servizio navetta. Vi dico proprio perché assegniamo l'ombrellone, non c'è mai il problema di raggiungibilità, anche se essendo in un contesto ovviamente molto naturalistico all'intorno non c'è nulla, avete avuto modo di vedere campi di grano e ovviamente è anche molto molto piacevole la passeggiata. Abbiamo parlato già di due prodotti, che è il Playa, o Mimaco Village Playa, e il Magna Grecia Village a metà punto. Adesso passiamo ad un altro prodotto. Qui saliamo completamente come target, cambiamo tipologia di target e parliamo di un hotel, di un resort, quindi un hotel con 80 camere, con dei servizi di animazione soft, e attrezzature sportive ma limitate, quindi un prodotto che noi consigliamo soprattutto per le coppie, ma che dico ovviamente venduto nella maniera corretta va bene anche per le famiglie, per quanto non ha caratteristiche proprio da family hotel o da family village. La struttura è direttamente sul mare e a Marina di Gento, quindi in pieno Salento. Forse uno dei punti più belli di mare, però si trova in un punto dove la costa è rocciosa. Vi faccio vedere immediatamente le foto. Sicuramente la struttura a pochi anni nasce da una ristrutturazione di una vecchia struttura. Come vedete dalla foto delle camere, è direttamente fronte mare, c'è cioè una strada costiera, ecco, che divide dal mare, che però non bisogna attraversare, c'è un sottopasso che conduce direttamente al mare, ma parliamo esattamente della larghezza della strada. Le camere sono di varia tipologia, queste ad esempio sono le oltremare, abbiamo le camere fronte mare, ma quasi tutte godono di vista mare, sia pur laterale parziale, perché la struttura è direttamente sul mare. Cambiano nella tipologia, ma gli standard sono gli stessi, quindi parliamo di un hotel 4 stelle a tutti gli effetti, di nuova generazione, quindi con domotica e tutti i comfort di ultima generazione. Al ristorante interno, servito, il trattamento può essere di mezza pensione o di pensione completa, acqua e pasti, il vino è sempre escluso perché considerano ovviamente che il vino deve essere di una certa qualità e quindi c'è la possibilità di scegliere tra un'ampia carte. Una cosa importante, sia che ho saltato sia al Playa che al Magna Grecia, ma anche qui all'Isola di Pazze, i tavoli non sono condivisi, vengono assegnati e sono diciamo assegnati per famiglia, quindi non c'è, come capita per altre strutture, per altri villaggi, la condivisione del tavolo. Come potete notare, l'isola di Pazze ha degli ambienti molto raffinati, quindi va bene per chi non vuole il caos, per chi vuole un ambiente sicuramente più raccolto, dove c'è un intrattenimento più che un'animazione vera e propria. La spiaggia è questa che vedete, con una bella piscina che viene utilizzata soprattutto dai bambini di acqua di mare, e sabbia riportata, la parte anteriore è rocciosa, almeno sottostante, però dove ci sono gli ombrelloni lettini è assolutamente di sabbia,
Noi abbiamo in questo momento il servizio spiaggia incluso gratuito e l'accessibilità a mare è misto sabbia e scoglio. Come potete notare, ci sono due ampi jacuzzi utilizzabili gratuitamente dagli ospiti e un lido molto bello con annesso lounge bar. Vi faccio vedere anche di questa struttura un video di presentazione. Come vi dicevo, il trattamento è mezza pensione completa e qui io lo consiglierei a un target medio. Perfetto, anche di Isola di Pazze vi abbiamo parlato e adesso passiamo in Calabria. In totale vi presenteremo nel dettaglio quattro strutture, quindi questa è l'ultima delle nostre quattro strutture. Ne abbiamo tante, come vi dicevo, tutte con degli ottimi accordi. Il Santa Caterina Village, una struttura che esiste dagli anni 60 e che col tempo si è sviluppata, ha avuto un attimo di defiance, nel senso che con gli anni giustamente la struttura aveva bisogno di una ristrutturazione che è stata fatta e quindi con gli anni man mano sono state ristrutturate le varie camere, ma il Santa Caterina Village, per chi lo conosce, a Scalea in Calabria, è soprattutto un grande villaggio con tante attrattive per gli ospiti e sicuramente delle bellissime strutture. Barbara, scusa se mi inserisco. Ok, grazie. Ecco, adesso sì, mi sono accorta che non c'era lo schermo. Mi sentivate però? Si sentiva benissimo. Ecco, quindi dicevo, il Santa Caterina Village a Scalea è una struttura, diciamo nasce come albergo, come grande albergo, con 385 camere, tante attività sportive e tanti servizi. Ovviamente per chi vuole il villaggio, il vero villaggio a 360 gradi. Anche di questa struttura, prima di parlarvene, vorrei farvi vedere un bel video.
Perfetto. Allora, avete visto tante attrattive, tante strutture sportive. Queste sono le camere del Santa Caterina Village. Qualcuno che lo conosceva sicuramente ricorda delle camere abbastanza di modè. Adesso le camere sono per l'80% ristrutturate, sono di varia tipologia. Ci sono ancora delle camere basic non ristrutturate, però, come vi dicevo, il cliente a questo punto potrà scegliere effettivamente quello che vuole. Le camere smart, le camere comfort, che sono quelle che vi sto mostrando, che sono state completamente ristrutturate, sono nella parte village, nella parte, diciamo, dietro. La struttura è composta da due blocchi divisi dalla strada, ma che non è da attraversare perché c'è un sottopasso galleria commerciale che congiunge le due parti. La struttura è direttamente sul mare, come avete potuto vedere, quindi è uno degli hotel storici che si affaccia direttamente sul mare con un'ampia spiaggia. Abbiamo poi le camere resort e le camere, le junior suite, che sono le ultime nate, le ultime ristrutturate, con degli standard sicuramente elevati, con degli standard da hotel anche business, quindi una struttura che sicuramente si presta dove vogliate organizzare dei gruppi di grossa dimensione, sia per gli spazi, sia per quanto, tutto quello che può offrire, anche come varietà e tipologia di camere disponibili, ha delle anche ampie sale congressi. Storicamente il Santa Caterina Village è conosciuto per due motivi: lo sport, la nazione e l'ottima cucina. L'anfiteatro da oltre 1200 posti, varie attrezzature sportive e la spiaggia che proprio fronteggia la struttura. La cucina di alto livello, considerando che negli anni si è sempre più specializzata ed ha sempre migliorato di più. Anche qui una cucina tipica con una grossa attenzione alla qualità. Quindi chi sceglie il Santa Caterina Village, che tuttora mantiene un ottimo rapporto qualità-prezzo, lo sceglie soprattutto per la cucina e per l'animazione. Come vi dicevo, sono quattro piscine, di cui una con gli scivoli per i bambini. Queste le caratteristiche. Vi ho parlato dei quattro prodotti principali, potremmo stare qui ora a parlare di tutto il prodotto. Come vi dicevo, abbiamo prodotti nell'elenco, vedete tutti i nostri prodotti. Sicuramente parliamo perché scegliere Mapo Travel. Sicuramente perché siamo vicini alle agenzie. Siamo attenti ai clienti, non abbiamo la quota di iscrizione, l'abbiamo tolta ormai da anni. Abbiamo inserito la MapoSicura, che è la polizza medico, bagaglio, annullamento viaggi, che noi consideriamo obbligatoria e che, visti gli ultimi accadimenti, io vi consiglio vivamente sempre di inserire, a prescindere ovviamente da noi. Ma noi l'abbiamo già considerata da 5 anni obbligatoria per per tutte le nostre prenotazioni. Ha un costo molto limitato perché parte da 15 euro fino a un massimo di 30 euro per persona, ma parliamo per chi spende oltre 1000 euro. Abbiamo deciso di inserire l'annullamento senza penali fino a 30 giorni prima. Ovviamente questo tranne per alcune strutture che ovviamente hanno dei vincoli, ma per il 90% delle nostre strutture si può annullare fino a 30 giorni prima senza penale. Il Booking, che è il nostro fiore all'occhiello, con il personale che conosce ormai fidelizzato, noi abbiamo personale con noi da 18 anni, quindi dall'apertura. Il nostro Booking ha orario continuato dalle 9 alle 20, proprio per venire incontro alle esigenze del sud, ma anche del nord, quindi a chi come in Piemonte, Lombardia è aperto anche all'ora di pranzo, o chi come al sud rimane aperto fino a tardi. A breve vi manderemo, proprio in virtù di quello di cui dicevamo prima, cioè la vendita dovrà essere veloce quest'anno, vi invieremo delle quote per camera, quindi tutti coloro che si sono registrati al webinar riceveranno le quote per camera. Ovviamente poi noi abbiamo degli accordi con il network. In primis UVET, dove ci sono delle condizioni, quindi per tutte le agenzie UVET noi abbiamo delle condizioni sicuramente particolari. Abbiamo ovviamente accordi con Team Valore, con altri network
network, tipo viaggiare a colori, quindi sono tanti gli accordi con i vari network, e in questo i nostri commerciali di area vi potranno supportare per capire quali sono le condizioni a vostra disposizione, ovviamente a parte noi, quindi tutta la direzione commerciale Gianvito, che si scusa ma ha avuto un problema, e tutti noi siamo a vostra disposizione per capire quali possono essere le migliori condizioni anche commerciali. Come vi dicevo, Mapotrave non è solo mare, ma Italia. Siamo nati col prodotto Natura, quindi con le masserie siamo stati i primi a pubblicare le masserie di Puglia, Borghi, Casali, che rientrano ancora nel nostro prodotto. Il prodotto benessere con le spa, abbiamo una selezione di prodotti in Toscana, in Puglia, in Umbria con le spa, proprio con dei pacchetti adatti, ecco, per chi vuole proprio questo tipo di prodotto, chi vuole essere un po' lontano dal caos. Ormai da anni organizziamo tour in Puglia e Basilicata e sono tutti tour tailor made, non ci chiedete dei tour già pronti, standard non ce li abbiamo, o perlomeno abbiamo delle idee di viaggio, ma preferiamo in base al cliente, in base a quelle che sono le vostre richieste, realizzare dei tour con delle chicche, soprattutto in Puglia e Basilicata. Ecco, questo è il nostro territorio, lo conosciamo bene, quindi vi possiamo aiutare anche per i soli servizi a terra, per i transfer, per le escursioni, per le visite guidate, per qualsiasi evento, anche per l'organizzazione di wedding. E poi c'è il nostro sito col prenoto online, e potrete richiedere, per chi non è registrato, di registrarsi alla reagenzia, un semplice prenoto online dove potete vedere ovviamente e prenotare i nostri prodotti. Ovviamente vi dico, il nostro booking è a vostra completa disposizione, e per qualsiasi necessità, per qualsiasi richiesta, potete far capo anche al booking. Il prenoto online vi servirà ovviamente per velocità o quando il nostro booking, al di là degli orari di apertura, dovesse essere chiuso. Io direi che la presentazione almeno del prodotto Maritalia, vi ricordo che avete l'elenco più completo dei prodotti che potete trovare sul nostro sito, tutti i prodotti con le descrizioni, ovviamente inseriamo anche altri prodotti che magari man mano aggiungiamo, trovate tutti i pacchetti, vi faccio vedere velocemente, trovate anche nell'area tutte le offerte e i pacchetti divisi per destinazione, per conti, festività, i coupon, in natura benessere, e qui in evidenza ovviamente i nostri prodotti. Una selezione di prodotti che abbiamo chiamato Ripartiamo, con dei pacchetti proprio per considerare questa ripartenza che spero a breve ci sarà per tutti noi e che sicuramente, come ci dicevamo, ripartirà dall'Italia. Io vi ringrazio per l'attenzione e sono qui a vostra disposizione per eventuali domande, per chiunque avere necessità. Allora, intanto grazie Barbara, è stato tutto molto chiaro. Qualche agenzia collegata ha avuto problemi con i video e non, anche noi il primo video non siamo riusciti a visualizzarlo, ma poi comunque Barbara vi invierà tutti i link per poterli visualizzare su YouTube. Sono arrivate diverse domande, Barbara, te le giro direttamente a te così potrai rispondere a tutti. Ci chiedono Laura ed Elisa se ci sono offerte single più bambino e se avete offerte proprio dedicate al bambino, non so se facesse riferimento a bambino gratis. Assolutamente sì, allora tutte le nostre strutture, allora il Playa, il Magnan e il Santa Caterina, piuttosto che ovviamente Isola di Pazze, hanno in questo momento, allora sulle tre strutture, quindi Isole di Pazze, Playa e Magna, abbiamo il bambino gratis, quindi il terzoletto completamente gratuito, dipende ovviamente dall'età, quindi chi dai 12 anni, chi 14 anni, quindi assolutamente i bambini sono gratuiti quasi sempre, per non dire sempre. Sul discorso invece dell'adulto più bambino, sì, ci sono delle offerte, io adesso non sono entrata nel dettaglio delle offerte che però
mi riservo di inviarvi, e comunque ovviamente sul nostro sito trovate tutte le promozioni, ma in ogni caso io vi invierò tutte le locandine, tutti i link con tutte le offerte, stessa cosa faranno ovviamente i miei commerciali, quindi abbiamo commerciali di area, e quindi avrò il piacere ovviamente al termine del webinar, avremo il piacere di inviarvi tutte le offerte. Ci sono delle promozioni vacanza lunga, ci sono ovviamente delle promozioni prenota prima, ma come ti dicevo abbiamo pronte delle offerte proprio a camera, dove ovviamente in alcuni casi addirittura avremo sia il terzo che il quarto letto completamente gratuiti per i bambini. Ok, perfetto. Ci chiedono quando si prevede e se è in programma un booking per vedere disponibilità e fare prenotazioni direttamente online. Sì, come vi dicevo, il booking online è già presente. Si accede per chi non dovesse essere registrato qui da agenzie. Ve lo faccio vedere magari così velocemente. Ho tralasciato perché ho visto che eravamo leggermente fuori tempo. Io sono già entrata, quindi mi trovo ovviamente nell'area come agenzia già registrata, per cui chi ha già il codice accede, ma si seleziona il prodotto. In questo momento vi dico il prodotto caricato che abbiamo scelto di caricare, perché il resto dei prodotti purtroppo è fluttuante ancora più del Mar Italia. È sicuramente questo, quindi il prodotto Europa piuttosto che Benessere, che è realizzato soprattutto i pacchetti, in questo momento non è prenotabile completamente online, ci sono delle cose ma non tutto. Quindi si clicca e si accede semplicemente selezionando il prodotto, si può scegliere la regione piuttosto che eventualmente scegliere semplicemente fare una selezione, ci sono i vari filtri, quindi possiamo fare per nome, per stelle, per tipologia, quindi per una serie di caratteristiche, semplicemente selezionando il periodo, gli adulti, bambini e quello che vi interessa, indicando magari l'età, si fa il cerca. Ovviamente adesso siamo collegati, quindi un po' più lento. Quindi qui avete, vedete, tutte le strutture. Villaggio Punta Grossa, il Mampo Village Playa, Calanè, quindi abbiamo tutte le strutture, Valentina, Torre Serena, Robinson, Nivosa, come vi dicevo abbiamo vari prodotti. Il verde vi indica immediatamente la disponibilità, non basta appoggiarsi. Il giallo se è a richiesta. Questo spesso non significa che non c'è disponibilità, ma per magari l'ingresso è diverso dalla domenica a domenica, ma basta mettersi su dettagli e vi dice qual è la motivazione. Qui abbiamo scelto in automatico, vi dà la tripla, come vedete vi dà anche la gallery di tutte le strutture, vi dà immediatamente il costo, c'è la possibilità di scegliere le camere mapostali, di questo non vi ho parlato prima del Playa, ci sono 20 camere ristrutturate con arredi nuovi, con una serie di dettagli in più, televisore 32 pollici, c'è la possibilità di selezionare tutti i servizi facoltativi sia da pagare in loco che da pagare in agenzia. Dà immediatamente un primo preventivo. Ok. Qui avete quella schermata riepilogativa con il costo dell'assicurazione, col costo ovviamente totale della camera, c'è la possibilità di fare lo stampa preventivo. In questo caso dal preventivo per l'agenzia, con il totale lordo, lo sconto, perché noi fatturiamo con lo sconto, e il netto dovuto. Quindi questo è già pronto per l'agenzia, ma contestualmente avete, se volete, la possibilità di stampare. Qui è già caricato ovviamente una scontistica, poi si può anche evitare, quindi avere direttamente il lordo. Questo invece è il preventivo per il cliente, quindi nel momento in cui voi decidete, qui esce il cliente B2C, ma ovviamente inserendo poi i nomi qui sotto, in automatico esce il preventivo per il cliente. C'è la possibilità di confermare, di opzionare e di fare il preventivo. L'opzione dura 24 ore, il preventivo rimane come tale.
C'è ovviamente sempre nell'area riservata la possibilità di verificare lo storico delle prenotazioni. Adesso vado un attimo indietro, diciamo il primo dicembre, il primo aprile, no? Bene. Quindi vi fa vedere lo storico delle prenotazioni e qui potete anche ovviamente vedere i documenti che vi sono stati inviati. Quindi, ok, la prenotazione, da chi viene effettuata, i servizi che sono stati prenotati, i beneficiari e i documenti. Quindi avete estratto conto con le notizie. Prima venivano caricate anche la fattura, adesso con la fatturazione elettronica non viene più salvato. Quindi questo è semplicemente il pronto online, ma potete ripassare, vedete come sto facendo io velocemente su un'altra scelta, senza dover tornare indietro, e andate a scegliere un altro prodotto. Quel preventivo vi rimane memorizzato nel carrello, quindi vedete qui nel carrello rimane memorizzato, potete scegliere un'altra struttura. Perfetto. Direi che insomma sei stata chiarissima, Barbara, velocissima e chiarissima, quindi complimenti. E ti giro altre domande. E ci chiedono se le tessere club si pagano in struttura e quanto costano, quindi il prezzo. Dipende ovviamente dalla struttura, adesso non so su quale fosse focalizzata la domanda. In generale l'hanno fatta. In generale vi dico, le tessere club non c'è una regola fissa perché dipende ovviamente dalle strutture. Ad esempio al Mapo Village Playa le tessere club, quindi la nostra struttura, non le facciamo pagare in agenzia. Il costo è di 35 euro, però poi in Magna Grecia Village le tessere club si pagano in loco. Santa Caterina, i soli di pazze si pagano in loco, altre strutture tipo Blu Serena, come forse qualcuno saprà, le incassiamo invece e vengono inserite in estratto conto. Quindi ovviamente non c'è una regola fissa perché ogni struttura decide in maniera autonoma. Ecco, sul Mapo Village noi abbiamo fatto la scelta di farle pagare direttamente in agenzia. Poi ovviamente dico, in questo scenario ci sono già delle promozioni, ma ci saranno ancora più forti delle promozioni dove le tessere club saranno incluse ma gratuite, quindi vedrete insomma tutta una serie di attività commerciali che già sono partite ma che continueranno ad essere spinte proprio in quest'ottica, anche per un discorso di velocità, no? Sempre nell'ottica di velocizzare la vendita e quindi finalizzare la vendita. Ok. Angela ci chiede se nei vostri pacchetti, Barbara, sono previsti i transfer, magari dalla stazione alla struttura, e se avete, e questo ce lo chiede anche Lorena, accordi con le compagnie aeree. Allora, accordi con le compagnie aeree. Con voi. Accordi con le compagnie aeree, no, nel senso. Abbiamo degli accordi, vi dico, ma siccome il 90% degli aeroporti italiani ormai è collegato da low cost, non abbiamo accordi specifici, o perlomeno noi consigliamo alle agenzie di prenotare i voli direttamente. Abbiamo ovviamente degli accordi, così come abbiamo degli accordi con Trenitalia, quindi non solo col volo ma anche col treno, e ovviamente su tutti noi effettuiamo i trasferimenti. Abbiamo anche avuto ed abbiamo una promozione soprattutto dal Piemonte, dove c'è una forte collaborazione proprio del transfer gratuito, incluso per chi dovesse raggiungere la Puglia in particolare. Questo, ecco, mi rivolgo non specifico al Mapo Village Playa piuttosto che Magna Grecia Village, dove abbiamo dato il transfer gratuito. Quindi in alcuni pacchetti ci sono i trasferimenti già inclusi. Non diamo in genere i voli perché, ecco, preferiamo che li acquistino direttamente i clienti piuttosto
piuttosto che l'agenzia, anche perché l'acquisto a priori spesso risulta molto più alto, pacchettizzato, molto più alto di quello che potrebbe essere invece l'acquisto fatto direttamente online. E poi considerate che in questo momento ovviamente non sappiamo se e quando verranno ripristinati dalle compagnie aeree i voli, perché molti li hanno cancellati, alcuni parlano di riduzione sia su Brindisi, su Bari, su Lamezia, quindi c'è sicuramente una situazione di impasse. Ma in ogni caso, chi dovesse raggiungere col treno, col pullman, con qualsiasi altro mezzo le nostre destinazioni, noi siamo organizzati per le escursioni, per i transfer, per qualsiasi altra necessità. Perfetto, grazie Barbara. Arrivo un po' a quelle che sono le domande legate al momento storico in cui ci ritroviamo un po' tutti. Ne sono arrivate alcune, cerco di riassumerle rapidamente. Intanto Tatiana ci dice che ha letto un'ipotesi di chiusura delle spiagge. Che cosa, insomma, che succede se così fosse per quello che è ovviamente il prodotto Mare Italia? Ci chiedono altresì alcuni agenti se Mapo Travel ha previsto tariffe un pochettino più agevolate su quello che è il Mare Italia da poter instradare verso i clienti per stimolarli comunque a passare le proprie vacanze sul nostro territorio. Assolutamente. Allora, parto dalla chiusura delle spiagge. Purtroppo in questo momento nessuno di noi sa che cosa nello specifico accadrà. Ci auguriamo tutti che ovviamente anche in considerazione del forte, diciamo, il forte sviluppo, del forte lavoro turistico che l'Italia svolge, no? Che questo non accada, che ci siano magari, che ci sia un ritorno alla normalità, sia pur graduale che ci sia, anche perché diversamente sarebbe quasi impossibile poter vendere le strutture senza spiaggia. Si parla ovviamente di eventuali possibilità di limitazioni, nel senso che magari a fronte di 100 ombrelloni che prima erano destinati in una determinata spiaggia, probabilmente si daranno delle indicazioni maggiori, per quanto la distanza minima era di 1,5 metri, quindi comunque, ecco, se consideriamo il metro di distanza, in genere c'erano. Però, siccome poi l'ombrellone è un discorso, il lettino è un altro, è ovvio che nel momento in cui avremo maggiori indicazioni si capirà meglio cosa succederà. Anche le strutture, anche il playa piuttosto che le altre strutture con cui ne siamo in continuo contatto, capiranno come comportarsi. La speranza è ovvio per tutti che la cosa rientri pian piano alla normalità senza limitazioni. Però vi dico, già in studio sia da Federalberghi piuttosto che dei singoli albergatori la possibilità di rivedere gli spazi, di rimodulare, ecco, gli spazi in base alle indicazioni che ci arriveranno. È normale, in questo momento non sappiamo dirvelo, ma penso che nessuno possa dircelo. Per quanto riguarda invece il discorso delle tariffe, sì, come vi accennavo, ci sono delle promozioni che io vi invierò, che ovviamente qui nel webinar, che era informativo, non sono entrata nell'aspetto puramente commerciale, vi invieremo, e ovviamente sono anche delle tariffe che mirano a far scegliere all'ospite ovviamente la destinazione Italia, anche perché, come vi accennavo nelle slide, sicuramente la ripresa dell'estero sarà più lenta anche in virtù dei collegamenti aerei e di tutti ovviamente i timori che magari l'ospite avrà. Anche l'incertezza porta a dover decidere sotto data, quindi mettersi in macchina e decidere di fare anche 800 km dal nord al sud per venire in vacanza è fattibile, cioè in 8 ore si raggiunge. Decidere di dover prenotare il volo e tutto il resto sicuramente richiede un impegno maggiore. Grazie Barbara. Offerte agenti saranno messe a disposizione? Allora, in genere noi abbiamo sempre delle offerte agenti. Vi dico con tutto il cuore, spero che non ci siano offerte agenti, o spero che ci siano
per gli agenti a ottobre, perché vuol dire che tutti saremo a lavorare e che noi saremo pieni, avremo venduto tutto e voi sarete pieni di clienti da dover mandare in vacanza. Quindi mi auguro che non ci siano offerte agenti per Qualora mai. quest'estate e qualora mai ci dovessero essere, saremo ben lieti come sempre Ok. di dare delle tariffe agevolate anche lì dove non ci dovessero essere. Perfetto. Allora, io entro velocemente un po' più nel dettaglio. Ci chiedono se delle varie strutture, se dove sono ammessi gli animali, gli stessi sono ammessi in spiaggia e se ovviamente le strutture sono accessibili ai diversamente abili e se le stesse spiagge sono attrezzate per i diversamente abili. Allora, ovviamente è un discorso abbastanza ampio. Certo, ci sono delle strutture, vi dicevo nelle slide che potrete vedere. Ad esempio, il Playa accetta gli animali. È una delle strutture dove noi abbiamo realizzato delle dog room, delle camere comunque per gli animali, con cancelletto, forniamo le ciotole, forniamo la cuccia. Questo ovviamente è un'attenzione proprio a chi ha gli amici a quattro zampe. Questa attenzione c'è cioè, ovviamente non solo su Playa, ma anche su altre strutture che noi segnaliamo. Ad esempio, una delle strutture che è ben organizzata, con cui noi collaboriamo molto bene ed è un'ottima struttura, è il Vascelliero a Cariati. Il Vascelliero, ad esempio, oltre ad accettare gli animali in struttura, ha degli spazi dedicati, quindi ha proprio un'area di sgambettamento e la cosa ancora più importante è una delle prime strutture ad avere nel sud, ad avere la spiaggia accessibile, quindi ha un'area accessibile per gli animali. Quindi certo ci sono varie strutture che accettano gli animali, siccome ci sono le strutture che non li accettano. Sempre in Magna Grecia c'è una struttura che non accetta gli animali, ma ce ne sono tante altre dove i nostri amici a quattro zampe sono ben accetti. Per quanto riguarda invece i diversamente abili, quasi tutte le strutture si stanno adeguando. Ci sono delle strutture che sono ovviamente più nuove, quindi sono attrezzate per i disabili, o una spiaggia attrezzata per i disabili, tipo il Magna Grecia, vi ho fatto vedere, avete nelle slide le foto della navetta che addirittura ha l'accesso diretto con la carrozzina. Il Santa Caterina è un'altra struttura che ovviamente è direttamente sul mare, tutti gli scivoli, tutto. Ovviamente le possibilità di avere l'accessibilità. Quindi, ecco, sì, ci sono ovviamente varie strutture. Ci sono delle strutture che per configurazione, più che per mancata volontà, avendo magari tipo Isola di Pazze, sicuramente ha un po' più di difficoltà con il discorso dei disabili, perché l'accessibilità alla spiaggia è sicuramente un po' più scomoda con la carrozzina rispetto ad altre spiagge, però in compenso che abbiamo tante altre strutture e in questo, ecco, quello che vi dicevo, il nostro booking vi potrà supportare sicuramente nella scelta e nel consiglio della struttura che più si adatta alle necessità e alle esigenze specifiche degli ospiti. Grazie. E i ristoranti sono, cioè, hanno la parte comunque i menu per le intolleranze e per i celiaci? Allora, ormai quasi tutte le strutture sono organizzate per l'intolleranza, vengono ben gestite, vi dico ormai dal 98% delle strutture, non dico dal 100%, ma dal 98%. La celiachia è un po' più particolare, nel senso che quasi tutte le strutture sono ormai organizzate, nel senso che è difficile che vi dicano no, non diamo nulla per i celiaci, però ci sono delle strutture certificate, tipo ad esempio Giardini d'Oriente piuttosto che altre strutture che sono certificate, delle strutture invece come il Playa che accettano e comunque sono molto attenti alle esigenze e alle intolleranze alimentari, ma non hanno la certificazione. Blu Serena ha alcune delle strutture che sono certificate, così come altre, diciamo, altri villaggi e altre strutture. Ci sono strutture poi che invece non sono organizzate, comunque non danno la garanzia, perché certo la celiachia ha degli aspetti particolari. Quindi anche in quello, ecco,
dipende ovviamente dal grado di intolleranza piuttosto che di celiachia, ma vi dico, ormai ovunque, un po' tutte le strutture sono abituate ad avere intollerante al lattosio, intollerante, voglio dire, ad altri alimenti. E certo, l'80% delle strutture hanno i buffet, quindi è ovvio che chi è intollerante, questo è bene dirlo ai clienti, deve fare in primis attenzione e chiedere di volta in volta se il prodotto che è a buffet piuttosto che servito, diciamo, con tre primi, secondo, quindi diciamo i piani caldi, può essere, diciamo, può essere adatto per quell'intolleranza, o diversamente, vi dico, noi alla Mapo Village Playa siamo molto attenti, quindi basta segnalarlo e lo chef, diciamo, al maître, se lo segnalano, e quindi escono di volta in volta i piatti, nonostante sia buffet, i piatti specifici per chi ha le intolleranze. Quindi dai latticini, piuttosto che la pasta senza glutine, piuttosto che, voglio dire, alte attenzioni anche per i vegani, per chi ovviamente non mangia determinati alimenti, al di là delle intolleranze o delle allergie specifiche. Grazie Barbara. Ti giro un'ultima domanda che è legata ai pacchetti, e ci chiedono se si è legati per forza alla canonica settimana, o se qualcuno, insomma, se c'è possibilità di fare anche i 10 giorni. Allora, assolutamente sì, su richiesta ovviamente, cercando di combinare il nostro booking, però noi già da tempo diamo la possibilità anche per chi è ovviamente legato ai trasporti piuttosto che ad altre esigenze lavorative di fare proprio dei soggiorni spezzati, di fare più notti, e è ovvio che questo compatibilmente con la disponibilità, cioè perché faccio esempio, viene richiesta una quintupla, io la quintupla in quel momento non ce l'ho disponibile per quel specifico periodo, ovviamente c'è questa difficoltà, ma vi dico a priori, noi non siamo vincolati o cerchiamo di essere flessibili, a maggior ragione in questo momento, perché vi dicevo anche nelle slide, dobbiamo essere pronti ad accettare richieste di soggiorni spezzati, quindi magari chi non farà più le 2 settimane, chi non potrà fare neanche la settimana intera, ma cercheremo di combinare compatibilmente ovviamente con le nostre disponibilità, con le disponibilità di tutte le strutture, cercheremo di combinare, di dare sempre la giusta attenzione, la giusta risposta alle agenzie. Vi dico, noi non siamo grandissimi, il nostro booking, ecco, io ci tengo che il booking non risponda no a priori. Noi cerchiamo sempre di trovare la soluzione. Quindi, se fattibile, daremo i 10 giorni, le 8 notti, le 5 notti, tutto quello che sarà possibile vendere sarà fatto. Anche perché in questo momento penso che nessuno di noi possa fare, passatemi il termine, troppo il prezioso. Quindi, la collaborazione da ambo le parti, ovviamente, deve essere massima, deve essere a 360 gradi. Barbara, grazie. Ci sono tantissime domande che nel frattempo sono arrivate. Io te le girerò tutte in modo tale che tu possa privatamente rispondere Ma a ogni singola. non riusciremo a rispondere. Perfetto. Io vi ringrazio. Grazie anche a tutti per l'attenzione, ringrazio te Riccardo per la possibilità. E ci vediamo, insomma, speriamo tutti quanti presto alle nostre scrivanie. A Perfetto, presto. ancora in bocca al lupo a tutti. Grazie Barbara, buona giornata a tutti. Ciao.